Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Qua come sempre Tiz, sono tornato su YouTube con un nuovo video dopo un po' di giorni di assenza. Vi spiegherò sia il motivo della mia assenza, sia le novità e i progetti che voglio portare da ora in poi. In live continuo ad andare con una certa regolarità, chi mi segue lo sa, ma su YouTube diciamo che mi sono preso una piccola pausa. Diciamo che il primo motivo è che per mettere video su YouTube devi occupare anche del tempo per l'editing, cioè il montaggio e la preparazione del video, e questo mi risultava difficile perché nell'ultimo periodo dovevo dedicare tanto tempo allo studio. Io in questi anni, come sapete, ho studiato psicologia all'università, mi sono laureato un anno e mezzo fa, ho fatto il tirocinio e tutto questo portava poi all'esame di Stato, che è effettivamente ciò che ti può poi permettere di praticare. Questo esame l'ho preparato per 3-4 mesi di studio durante la quarantena, poi mi è stato posticipato a settembre, quindi alla fine dell'estate ho dovuto riprendere in mano i libri e rimettermi a studiare. È stato un periodo molto molto intenso in cui trovare tempo per fare video era particolarmente difficile, e volevo dirvi che io l'esito non lo so ancora, ma l'esame l'ho dato e quindi a scanso di equivoci da adesso in poi dovrei avere più tempo anche per YouTube. Questa, diciamo, era la prima notizia. Ci sono tante altre novità, come sapete, soprattutto riguardante FIFA 21. Non ci sarà la Serie B, e questo ha creato ovviamente un sacco di sgomento sia in voi che in noi YouTuber, noi creator, perché tanti YouTuber so che volevano fare la carriera in Serie B, ed era tra l'altro anche una grande tentazione anche per me. Magari non volevo andare sul Monza, su la Reggina, che sapevo già essere squadre molto attese, molto ricercate, però magari non so, una carriera col Venezia mi avrebbe fatto molto piacere farla, e invece adesso dobbiamo riprogrammarci un po' e capire cosa fare. A proposito di questo, volevo dirvi che con tutta probabilità la cosa migliore da fare sarà una carriera in Serie A. Piace sempre all'inizio dell'anno comunque vedere le squadre italiane, per cui faremo magari una carriera in Serie A senza troppe pretese di farla durare chissà quanto, e poi con la Next Gen magari possiamo inserire una scalata inedita dalla League 2, cioè dalla ultima divisione inglese, fino alla Premier, che è una, diciamo, una modalità abbastanza estrema di fare carriera, che però mi ha sempre affascinato, che non ho mai avuto il coraggio di portare su YouTube, ma attualmente, con una maggiore maturità del pubblico e anche con le innovazioni che FIFA 21 porterà, soprattutto alla questione dei giovani e degli allenamenti, questa può essere una scelta interessante per me, che non l'ho mai fatto, anche se sono tantissimi anni che porto le carriere. Per cui valuterò adesso che squadra scegliere per il 1 ottobre, giorno in cui effettivamente si può già mettere mani sul gioco, se si ha l'access, diciamo l'early access, e che io cercherò di avere appunto per portarvi i contenuti il prima possibile. Cercherò di capire che squadra scegliere lì, e poi quando sarà maturato il tempo per effettivamente portarvi quella carriera dalla ultima divisione inglese, che poi spero sarà una carriera lunga e seguita e amata sul mio canale per quanto riguarda FIFA 21. Nel frattempo in live ho fatto anche altri contenuti, ho portato NBA, che alla fine vi è piaciuto, anche se era ovviamente da inserire in un momento morto come agosto e settembre. Ho portato Among Us, che comunque è diventato poi un gioco molto molto giocato, molto amato, e ultimamente sto giocando anche a Football Manager. In tanti di voi mi hanno detto per anni: guarda, ti ci vedrai bene su Football Manager, e ultimamente grazie a un'offerta limitatissima che è già scaduta, che mi permetteva di scaricarlo gratis sul computer, ho iniziato a mettere le mani su Football Manager 20 dopo tantissimi anni che non ci giocavo più, e magari porterò anche un video, se non un paio di video, anche qua su YouTube, di quel gioco. È chiaro che stiamo aspettando tutti l'arrivo di FIFA 21, come tutti gli anni. Ottobre è poi il mese in cui ci riuniamo tutti e tiriamo le somme delle speranze, dei progetti, dei pensieri che avevamo per il campionato, e quindi anche poi per la sua espressione per quanto riguarda FIFA.
C'è un'ultima cosa che volevo raccontarvi, già che sono qui. Inizierò a metà ottobre, probabilmente più fine ottobre, anche un progetto a cui io terrò moltissimo, che si chiama PsyTiz o PsyTiz, insomma, Psi di psicologia, Tiz. Il canale ve lo lascio in descrizione, è un canale YouTube che ho deciso di separare da questo e di chiamarlo PsyTiz perché lì farò dei podcast dove parlerò di diversi argomenti di psicologia, cercherò di farlo sembrare il meno possibile una video lezione, per cui parlerò magari un pochino di alcuni argomenti scottanti che riguardano la psicologia ma che possono interessare un po' tutti noi. Li analizzerò all'inizio, ma poi li smonterò con dei quiz, delle domande, dei sondaggi e risponderò poi effettivamente anche alle domande che mi arriveranno in chat. Per cui sarà un podcast fatto in live, sempre sulla piattaforma che conoscete, dove sono molto presente, molto attivo per miliardi di ragioni che non vi posso raccontare qui adesso. Però, insomma, se volete realmente un contatto diretto con me, trovate il canale dove seguirmi in live sempre in descrizione e lì farò questo podcast che poi ricaricherò su questo canale YouTube PsyTiz ed eventualmente magari lo metterò anche in formato audio su Spotify. È ovviamente un progetto che mi interessa perché unisce un po' i miei due mondi, quello esterno dalle telecamere, cioè quello in cui ho studiato, e però comunque il contatto con voi, i video, che è comunque una parte che mi rappresenta. Alla fine, ridendo e scherzando, mi avevate aiutato anche a fare il questionario per la tesi di laurea e avevamo raggiunto degli ottimi numeri per questa ricerca che poi effettivamente mi ha aiutato a laurearmi. E quindi a maggior ragione voglio portarvi avanti con me anche nel mio mondo magari un pochino più professionale, un pochino più adulto, senza però tralasciare la parte che ci piace, quella divertente, quella stimolante delle carriere. Quindi sarà un anno che cercherà di unire la tradizione del nostro canale, che da FIFA It è diventato Tiz, con delle novità che riguardano magari un pochino di più la persona che sono oggi e che secondo me possono comunque arricchire il contenuto che posso portare su piattaforme come YouTube e le altre. Io non potevo lasciarvi a mani vuote, per cui vi lascio a delle immagini tratte da una delle mie ultime live, dove sono stato invitato come ospite negli studi televisivi di Sport Italia. È diventata una live estremamente divertente, lo vedrete nelle clip che adesso vi mostrerò. È stata una bellissima esperienza poter conoscere le persone che lavorano negli studi, ma anche vedere il dietro le quinte, vedere la regia, vedere insomma come funziona uno studio televisivo. Tra l'altro noi siamo arrivati in un momento in cui stava atterrando Morata a Torino, nell'acquisto insomma recente che ha fatto la Juve di riportare Morata a Torino, e quindi c'era tutto lo studio in attesa di questo sbarco ed era veramente divertente essere lì in quel momento. Per cui vi lascio le immagini tratte da quella live, se ne volete vedere altre sapete dove trovarmi. Io per il momento vi saluto, mettete un bel mi piace, ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi contenuti e ovviamente la nuova carriera su FIFA 21. 30 fps. Apriamo, apriamo, apriamo. Hai finito la puntata? Tanto inizia ad arrivare un po' di gente. Eccoci. Siamo sportivi. Guardatela, guardatela, appena finito la sua puntata. Vabbè. Io sto facendo tipo tutta la. Prende la grande. Adesso prende. Prende Full HD. Full HD. Sì. Ok. Ancora illuminato, vedi? Adesso prende bene, per cui stiamo vedendo tutti. E Michele, ti infatti faccio noi un po' di ti vedevamo lì che stavi parlando dell'arrivo di Morà. Adesso siamo in diretta, siamo. Sì, adesso siamo in diretta. Ragazzi, voi la tecnologia mi ammazzate. A quest'ora vi saluto, vi auguro buonanotte, chiudiamo lo studio, chiudiamo gli uffici. Vabbè, Andiamo a dormire però possono alla continuare a sedicesima ora di lavoro. Com'è? possono continuare a seguire la Voi live. fate quello che volete, vi lascio gli Fuori da orecchielli, qui. guardate. Vi lascio gli orecchielli, preferite me o gli orecchielli? Adesso A ti mezzanotte rispondo. 45. Chi preferite, ragazzi? Forse Michele, che lo Vi lascio nelle Ragazzi, mani di Iorridelli, mi raccomando, non seguitemi da nessuna parte perché tanto solo su Sport Italia. Su Sport Italia e scaricate l'app. Fatemi se fosse a casa vostra, mi raccomando. Ciao! Ok, Ciao! grazie mille per l'outro, buona serata. Ok, adesso prende bene. Adesso prende la Adesso grande. prende bene. Non so se hai capito che questo.
Ma raga, vogliamo fare una foto, scusatemi. Sì, ufficiale. No, c'è la musica. Allora, ufficiale. Boom. Mamma, sta parlando. Ma è in live di là. Ma c'è la musica, stanno in diretta di là. Ma sono finito in TV allora. Ma io ho urlato sì, è arrivato Morato. Sì. No, no, secondo me ce la clippano bene qui. Cioè, clippano le ragazze, fate il vostro dovere. Non si vede un cazzo, Giovanni. Non giocare. 30. Vai da Roma, se la sente il cantante di Negramaro la sita, ammazza chi l'ha fatto. No. Non è così. No, regista. Ma no. Ma mi dissocio dal Negramaro. Si può, sì. Quello che ascolta il Negramaro. Magari però che no. No, tanto non mi urla. Avevo il consenso di Michele, quindi cazzo lungo. Cazzo lungo? Che cazzo vuol dire? Non ho capito il cazzo lungo. Shh. Raga, non... Johnny, non staccare il cuore. Qua c'è il coso delle luci di Among Us. Ah, qua c'è, vero? Qua ci sono le task. Le task di Among Us. Qua ci sono le task da fare. Dio, che bello sto posto. Bello, eh? C'è un po' di sigaretta. Ah, lì? Ah, e Marca dice Suarez potrebbe andare all'Atletico al posto di Morata. Vi lancio questo scuppone. Vi lancio questo scuppone. Cioè, non sei riuscito a prenderlo alla Juve, lo prende l'Atletico e ci... Dice che sentono un rumore assurdo, però... Per fare un tour che mi tiene alle ferie, siamo tutti live su Twitch. Per fare un tour? Sì, sì, sì. Ciao ragazzi. Loro due sono i due bomber della regia, giusto? Beh, sentivamo già qualche... Grazie, grazie. Io sono regista. Noi invece vediamo... Ma avete dei studi bellissimi. E ti abbiamo come contropartita, contropartita speciale che è fatta da nostro Piero Vitieri. C'è cioè, purtroppo da segnalare... E lui. Ah, è proprio... L'inchiesta doping sul Tour de France, in modo particolare la bufera che si è abbattuta sulla squadra. Ma noi non si è sentito, noi abbiamo fatto, diciamo, in questa edizione speciale, particolare della Grand Boucle. In generale la Slovenia sta vivendo un anche momento con lo spettro dell'audio in tutto il mondo dello sport, e ce lo spiega in questa contropopertina Piero Vitieri. Bravo. Questo qua che ha citato è molto bravo, eh. È molto bravo questo che sta parlando adesso, è bravissimo. È il più bravo di tutti. Non so cosa quello che sta parlando adesso. Sì, ma quello che sta qua però non so. Ci vuoi fare un tour. Tu devi fare Posso. State lavorando, giustamente. Possiamo lanciare uno sfide in diretta, no? Lui invece è luci, vero? Tu fai le luci? Tu fai le luci? No, qui è l'audio. Sì. L'audio, ah, l'audio. Questo è l'audio. Ok. Allora lui non è l'impostore. L'impostore è quello che ha spento le luci. Alla navicella di Among Us. Sì. Sì, però siamo in tre, per cui secondo me tu sei buona. Sì, tipo... Ah, questo è quello. Non ci serve, ti serve? Lo prendiamo. È un pezzettino, giusto davanti al computer. Spento. E qua ci sono anche vari, credo, posti per le camicie, non lo so. Ah, qua si stira. Qua si stira, bene. Esatto. Ci vuole un posto per le camicie. Però aspetta che ti prendo a te mentre fai... Ah, faccio. Allora, vai. Seguitemi. Allora, provate qua. Okay. Cosa ti serve, Johnny? Una L? Questo spunto. Ah, ma qui uno prende la camicia che vuole. Se mi vestissi adesso andassi di là. No. Niente, faccio. Tocca a me. Dicevamo, Morata appena arrivato a Torino, sceso con la sua ragazza, che tra l'altro è incinta, per cui si prevede quindi una nascita sul territorio italiano. Chissà come si chiamerà, se si chiamerà Cristiano, Tiziano. Tiziano.
Tizio che sa. E questo qua è il fan di Negra Maro. Ah, ha detto? Qua se dovete farvi una partitella. Ma la mai zampagna, questa storica, Cassano, Parma. Questa è Cassano di Parma. Parma del 2015-14. Questo qua l'abbiamo allenato noi. Sì, c'è anche le cuffie, ti vedete se si buco ci si spaventa. Adesso facciamo un bu. No, sono belle maglie, cioè. Ne volete una? No. Non sto scherzando. Sto facendo... Sì, sto facendo il tour. No, tu sei il più amato della... Ogni tanto mi produco in acuti che variano dalla musica lirica. Ah, sono in onda. Sei in onda, sei in onda. Allora, sei amato, sei amato. Se fare la lirica o se fare. Dai, ci puoi fare un giro? Ci puoi fare un giro? Io posso variare tra tenore, anche soprano volendo, però in quel caso potreste equivocare, diciamo. Ugo l'adoro. Ragazzi, devo correre in regia, mi seguite, che fate? Ci, sì, ci seguiamo, ci seguiamo. Dai, dai, dai. Cigliari che sta correndo. Siamo d'accordo su tutto, sì, tutto. 3, 2. Si è incazzato un botto il tipo che cazzo. Ma per noi. Ma tanto abbiamo il permesso da Michele. Ah, vero. Abbiamo condiviso insieme ai nostri telespettatori il ritorno al Torino perché è sbarcato. Sbarcato, sbarcato, sbarcato. È sbarcato, è sbarcato. Del nuovo centravanti della Juventus, che nelle prossime ore sta entrando nel bagno. Un mezzo saluto al fotografo. Servizio l'hai fatto sempre tu. Noi vogliamo un acuto. No, no, io faccio la parte finale. Senti, quello che avete già visto. Già avete avuto questo onore, ragazzi. Ah, lui! È lui che ci ha fatto entrare, è quel signore lì. Quel signore lì ci ha fatto entrare. Michele Cuore d'Oro. Ho scritto Michele Cuore d'Oro. Iori Cuore d'Oro che ci ha invitati. Eccolo Michele. Johnny si è seduto. Sta prendendo appunti, domani inizia anche lui. Si è studiato tutto, ha detto, ah, così funziona. Datemi, grazie, datemi grazie. Due minuti. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Complimenti, ciao, ciao. Complimenti. Però devo dire complimenti. Belli studi, puliti, luminosi. Eccoci. Ah, tu, guarda. È lei, Iori. Aspetta, adesso devo guardarla tutta, appunto. No. No, ma tu oggettivamente no? Eccolo qua, eccolo qua. Ah, ci sta, ok, ci sta gentilmente accompagnando a qualcuno.